vorrei, ecco, così, ringraziare anche quelle persone che ci hanno permesso di far pervenire ad ogni persona di Amatrice, ad ogni famiglia, un piccolo presepe. Ecco, quest'anno l'iniziativa lanciata è proprio un presepe per Amatrice. Ecco, si sono stati consegnati 70 presepi che a sua volta abbiamo consegnato alle famiglie colpite dal terremoto. E un presepe per ogni famiglia. E martedì è stato un momento anche bello e importante per ciascuno di noi, dove abbiamo potuto incontrare 80 bambini di Amatrice della scuola e abbiamo anche a loro consegnato un piccolo presepe, un piccolo dono venendo, cioè che arriva proprio da questo luogo, da Greccio. Ecco, quest'anno la nascita di Gesù non è quella come quella dello scorso anno. Il nostro cuore deve cambiare e forse l'evento del sisma ha cambiato il cuore e lo spero di ciascuno di noi. Visitando proprio qualche giorno fa Amatrice, mi sono andati gli occhi su un presepe Amatrice distrutta e forse quello è il vero presepe di quest'anno. Un presepe speciale e particolare. Ecco, è proprio lì che Gesù nasce, proprio tra le macerie. È Gesù che sta proprio al centro della nostra vita.